vivere alla moda, passi che non spendi soldi. Sì. Sindaco, ma io ancora sono qua, ci sarà un motivo, io l'unica soddisfazione che mi prendo in tutto l'anno è questa qua, quando salgo sul palco del tartufo, se no la mia vita è stata tutta negativa, guarda, già quando ero un ragazzo, un bambino, già mi chiamavano sei brutto, gobbo e con le gambe storte. Che tra l'altro la mia mamma, io gli ho detto mamma cazzo mi fa quelle gambe sto, ma dai che gli uomini dritti e non uomini, e cazzo saranno uomini, ma io e i miei amici sono tutti dritti per la Madonna, che allora dopo uno dice nah, non è bello, è tutto mezzo torto, avrà soddisfazioni nel lavoro. Vi dovete credere, in 36 anni di lavoro io non ho mai avuto una gratificazione. Io non sono cresciuto da una Puglia, l'ultimo sindaco mi ha fatto vai a lavorare, che cazzo, se ci va a lavorare ci sta la fabbrica, niente del comune, no? Bella questa, ma vengono Dio caro, oh, bravi, ma come mi vengono, ma come mi vengono, vabbè. Allora io ho detto va bene, se la natura ti ha fatto brutto e sporco, se al comune dove lavori non hai avuto mai una soddisfazione, dov'è che uno si rifugia? Nella famiglia, è vero o no? La moglie poi ti consola, ti dà quella carica, dopo 11 anni di matrimonio, cioè 11 anni di fidanzamento e 25 anni di matrimonio, l'altro giorno mi guarda, mi indica col dito, tu non servi a niente. Allora fanno la roba, allora, voi un po', siete tutti in menopausa qui davanti, allora, quando entro al mio segnale fate nudo nudo, io adesso riscappo, appena alzo le mani così mi fate un applauso per la Madonna, me la date sta soddisfazione, allora, vai, aspetta, fermi. Allora, signore e signori, bravi, bravi, benvenuti alla 32esima mostra mercato del tartufo. Io penso che quest'anno... Bravi, bella, bella, vi ringrazio, ma sono tutto negato con i sospensori, se slaccio cade tutto. No? Quindi vai da Giorgio, non possono usare questi, Giorgio, questi non si possono usare, ah, il 2 sarebbe questo? Si può usare questo? No, questo si può usare? Oh, questo si può usare? E allora come dicevo io, sul palco non mi frega nessuno, sotto sono un normale, ma sopra il palco. Allora, signorina Raffaella, dunque, presidentessa ha un'esperienza nuova, no? Assolutamente. Ecco, sì. Una donna che beve il vino, e invece adesso tante donne bevono il vino. Allora, cosa vogliamo? Tu nella vita cosa fai? Attualmente scrivo per una rivista locale di Città di Castello che si chiama Valley Life. Scrivi, una giornalista? Sì. Ah, benissimo, giornalista. Sai che dopo qui abbiamo un giornalista? Vero, però, no? È vero, vabbè, è ancora sei giovane, puoi fare, no, hai la possibilità di crescere. Una cosa allora, ti sei trovata bene con questi maschiacci sommelier? Quindi a questo punto passiamo
al vino che ha vinto? Allora, dunque, c'è stata l'unanimità generale, tutti i membri della giuria per la scelta, insomma, per la premiazione del miglior vino sfuso di andare per Osteria edizione 2014, e il vincitore del primo premio è la Osteria Locandando a Wimbledon, con il rosso IGT delle cantine, cantine Guerrieri. Benissimo, allora facciamoli salire, veloci che non abbiamo tempo, dinamismo, forza bralli giovani qua, freschi e pimpanti, bravi, voi non avete mai vinto, avete vinto? Mai vinto, voglio dire, la giuria, è perché c'è sempre un momento per vincere, bravi, il vino è piaciuto e allora vi consegniamo questa targa con la presidentessa in mezzo, una bella foto, ricordo, come di dovere. Eccolo qua, allora, vincitrice del vino sfuso 2014, Cantina Guerrieri, voi siete? Siamo l'ATA dell'associazione del... Grazie. Tiro i fogli? Vai avanti. No, io parto. No, io volevo anzi dirti una cosa, che il microfono serve per amplificare la voce, non devi urlare. Stai tranquillo, la gente ti vuole bene. Di una persona che ha voluto diventare italiano. Io non sono nato in questo paese, ma... A New York, sì, New York. Sono italiano per scelta e ne vado fiero. Grazie anche a manifestazioni, delle storie, 20 menù, 20 storie carine, un po' che fanno anche parte della storia della televisione. Sì, parte della Proloco, e quindi le doniamo i tatuvi. Voglio dire, vai via nel paese dove nasce il tartufo, vuoi andare via con le patate? No, hai fatto la battuta anche bella. Vi voglio dire una cosa, io sono dei miei nonni piemontesi, ho casa d'Alba. Abbiamo un oro olimpico a Roma nel 60, due titoli ori europei nel 57 e nel 59, titolo mondiale nel 65-66, un altro titolo mondiale e ancora titoli mondiali nel 67-70. Non è un uomo, è più una leggenda. Nino Benvenuti. Tanti, mamma mia, complimenti. Allora, guarda, è 30 anni che presento degli ospiti, è l'unica volta che sono emozionato. Che emoziono. Mi fa piacere. Allora dovete sapere che io andavo con mio padre in una retrobottega di un sarto di Apecchio, un certo Osea, non avevamo la televisione, qui ancora non era arrivata, c'era una piccola radio geloso. Io accompagnavo mio padre, un ragazzino ero, e mio padre era un fanatico, come lo erano tutti in quel periodo in Italia, e c'era la finale con Griffith alle 15 riprese, vero? E allora guardate, qui c'è un aneddoto simpaticissimo, perché mio padre qui si beve tanto. Allora, mio padre, come con gli altri, a ogni ripresa, nelle pause, beveva. E io, sapendo come mi diventava dopo, speravo che lo abbattessi, perché prima lo abbattevi e meno mi sobriacava. Niente, porca miseria. 15 bicchieri. Ma 15 bicchieri, poi la boccia finale per la vittoria. Insomma, sapete come è andata a finire? Per portare a casa ho dovuto chiamare la mia mamma. Grazie, veramente. Il sindaco e i suoi concittadini, soprattutto, che sono l'emanazione del sindaco. E voi siete quello che fa piacere sentirsi, credetemi, quando si vede da questa altezza tutte queste teste, tanta gente così, ci si sente importanti, anche se non lo sei.
Grazie. Nino, tu sai che oggi Hoc non ha faccina più come una volta, però noi abbiamo un pugile qui locale del Montefeltro, lo chiamano il toro del Montefeltro, lo sapete? Non... Luna! Eccolo! Guarda! Grazie Nino! Dov'è Mario? Ho fatto un combattimento con Mario! Grazie molto! Dall'odore e dal profumo fino già di che cosa si tratta, per cui di cui sono ghiottissimo! Ah, bene, quindi è... Perché è come si dice, è un azzeccato. No, può darsi che allora in futuro magari no, ci torni a trovare. Ma non è detto, se non c'è una prima volta c'è una seconda sicura. Perfetto. Benissimo, allora a questo punto ti congediamo, ma fammi l'onore. Fammi l'onore di un abbraccio, perché è l'abbraccio che ti avrebbe dato più fatto. Sindaco di Apecchio.